un nuovo video e benvenuti in una nuova challenge. Questa sarà la challenge delle 24 ore mangio cibo, solo cibo marrone. Non mi vedete con una maglia marrone perché, ragazzi, vi giuro che né io né mia sorella abbiamo una maglia marrone. Cioè, questa cosa è assurda. Infatti ho detto io, oddio, non ho la maglia, ma vabbè, non fa niente. In questo video non vedrete anche le bevande marrone, ma ci concentriamo proprio sul cibo, tranne in questo caso, oppure domani mattina perché c'è il latte che è marrone, perché ci sono le proteine al cioccolato, quindi è marrone. Non so se si vede, però vabbè, tanto manco lo contiamo. Solo le ho deciso di iniziare questo video il 4 dicembre delle 19:30. Mettiamola così, io penso che non si vede niente, però io faccio uno screen e ve lo metto. È mercoledì 4 dicembre, quindi noi finiremo domani allo stesso orario, quindi 7:30-8, alle 7:30 spero, del 5 dicembre. Ho deciso di iniziare prima per il semplice fatto che io, iniziando prima, così domani finisco per le 7:30, riesco anche ad editarlo e così il giorno dopo lo vedete anche, solo per questo motivo. Io quindi stasera faccio la mia dorata cena, non mangio dalle 2, quindi ho una fame assurda perché non ho avuto tempo proprio, perché non sono stata a casa, sono stata in movimento fuori. Quindi io, come sempre, rilascio sempre i macros per la sera, per la cena, e quindi ho deciso di farlo anche oggi, di fare un bel pre-nanna perché tra poco ho il tempo di farmi uno shampoo e vado a dormire con i Crispy Cookies. Io questi Crispy non li avevo mai provati, cioè li ho acquistati, vi parlo dell'estate, quindi per dirvi, sono questi qui, eccoli qua. Quindi adesso prima un sorso di latte come sempre. E poi apriamo i nostri Crispy. Infatti l'ho anche calcolato nei macros, cioè perfetto, non ho sforato niente, pensate. Che oggi ho mangiato poco perché comunque non sono stata a casa e mi avanzano ancora tipo 200-300 calorie. Sono bellissimi, guardate qui. No, vabbè, eccoli qua. C'è il cuore all'interno. Sono spettacolari. Ho fatto un macello. Pocciamoli nel latte. No, vabbè, adoro. C'è all'interno proprio il cuore di nocciola, è spettacolare veramente. Che bel pre-nanna. Quindi in questo video mangeremo solo cose marrone. Ma dove? Vedete? È sempre buono comprare le cose e non usarle. Perché faccio così. Ogni volta che tipo vedo una cosa sul mercato e mi ispira tantissimo, io la prendo. Perché non puoi mai sapere, a volte una challenge improvvisa, o una voglia improvvisa, o per qualsiasi cosa io già ce l'ho, quindi adoro sta cosa di me tutto. Ultimo biscottino, infatti ne avevo calcolati giusti tre, infatti ho fatto bene. Ne escono sei all'interno, comunque sono una droga. Ecco l'ultimo sorsetto di latte. Che questo pre-nanna super super buono è andato, quindi adesso ci ripicchiamo. Ci vediamo domani mattina con la colazione, ovviamente tutta marrone.
Buongiorno, eccoci qua con la colazione rigorosamente marrone, che già la starete anche vedendo. Sono le 8:44, io vi faccio sempre lo screen. Giorno 5 dicembre, ma non si vedrà, non so perché. Allora, io come sempre ho fatto il mio ciccio pancake, ho utilizzato... Allora, il ciccio pancake, la ricetta la vedete nel vlog natalizio, questo qui io già c'è sul canale, sta anche nella dicitura del titolo. Ho messo lo yogurt faie al caffè, poi la Choco Relax fondente che la trovate sul supplement, è troppo troppo buona, con il codice sconto lo lascio giù nell'info box, e sopra ci ho sbriciolato i pan di stelle e in più un caffè con il latte. Quindi io inizio a mangiare. Stamattina devo andare, non sono andata a scuola, quindi ne ho approfittato. E comunque io queste challenge le posso fare solo quando tipo non vado a scuola, perché altrimenti come faccio? Infatti ne ho approfittato che dovevo seguire una lezione di scuola guida, quindi ho detto ma va, facciamo questa challenge. Comunque questo pancake è spettacolare. Tutto marrone. Ciccio pancake è una salvezza. Fateci caso, ma io quando mangio io mi metto a pensare, quindi mi rilasso proprio con questo pasto, quindi per questo motivo non sto neanche più di tanto parlando, ma pensate che mi sono da poco svegliata, quindi posso anche influenzare, lasciate stare, quindi se vedete tipo che mi soffermo in un punto forzatamente vedete tutto velocizzato. Influenzata, mamma mia. Ho finito di fare colazione, mi bevo il mio bel caffettino con il latte e poi dopo io mi vado a preparare, poi mi vado a prendere una tachipirina, perché io fin quando mi passa questo raffreddore non smetto con la tachipirina. Ormai a me la tachipirina non mi fa niente più, ma è l'unica soluzione. E niente, quindi noi ci vediamo direttamente con il pre-workout o con il pranzo, non lo so, ma vediamo un po'. A dopo. Eccomi qui con il pranzo, sono appena entrata a scuola guida da una lunga passeggiata. Sono le 13:10, spero che si vede. Vabbè, io vi metto lo screen e anche la foto del piatto, direi abbastanza marrone. Praticamente ho fatto pasta integrale,
con un sugo alle noci preso all'Ocean, che ha un botto di grassi, infatti ho fatto giusto 30 grammi, perché come sapete, ho il fiatone, perché ho fatto le corse, perché come sapete voglio rientrare comunque nei macros. Sì, se vedete che faccio così, perché nel provare la pasta mi sono ustionata. E poi ho aggiunto delle noci, infatti sulle noci si vede un po' di sturgiolino, ma vabbè, non ci fate caso. Assaggiamo. Molto molto buono. È buonissimo. Non ho fatto, questo non sarà il mio pre-workout perché sono l'una. Io vado ad allenarmi alle 3, però prima di andarmi a allenare ci mangiamo un bel dessert. Un bel dessert proteico, che è praticamente bello marrone marrone, che ho già voluto provare con voi, quindi ne approfitto. La fine del mondo, veramente buono. Poi con questa spolveratina di noci è spettacolare. Comunque buono, anche se ha dei grassi altissimi, però ci sto. Infatti mi sono concentrata tutti i grassi in questo pasto proprio per questo motivo, perché già lo sapevo. E niente, quindi il pranzo è stato divorato, significa che è stato molto 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 apprezzato. Quindi adesso vado a mettermi un po' comodo a letto, vi faccio un po' di quiz e noi ci vediamo dopo con il pre-workout. Eccoci qua con la cena, io spero che mi vedo, sono le 19:24, oddio aspettate, 19:24, io poi non ho fatto, ho fatto anche lo screen così ve lo faccio vedere. Non ho fatto più il pre-workout, per questo motivo non avete visto niente più dopo il pranzo, perché ho, vi ho detto che dovevo fare varie cose, quindi mi sono messa a fare varie cose. Il tempo di cambiarmi, sono andata subito ad allenarmi, al ritorno sono andata a fare un po' di servizio con mia mamma e sono appena rientrata a casa, e infatti dopo proveremo questo, ma adesso soffermiamoci sul panino. Ho voluto prendere, cioè ho fatto il panino con funghi, avete visto già la clip, è hamburger di scottura, quindi direi che tra marrone e marrone scuro ci sta. Sembra di mangiare il pane del McDonald's, è uguale. Stavo morendo di fame.
mangiato questo hamburger di scottura, è spettacolare. Scusatemi le condizioni, ma solo perché sto veramente stanca, stanca, stanca. Mi sono dimenticata anche di prendere l'acqua, perché io nei pasti in generale non bevo mai. Infatti mi sono dimenticata. Una bomba, cioè è spettacolare. Adesso ci sta una bella ricarica di proteine. Questa è della Herman High Protein Chocolate Cacao Pudding, cioè è un budino proteico che per 100 grammi ha 81 calorie, 2 grammi di grassi, 5 grammi di carbo, sì, 10 di proteine. Quindi questo è 200 grammi, quindi ha 20 grammi di proteine. Vediamo un po' com'è. L'ho acquistato su Wall Supplement. Io nel frattempo che lo apro ve lo faccio vedere col telefono e ve lo metto lì. Quindi andiamo ad aprire. Assaggiamo. Il cocco si sente. Però la consistenza è bellissima. Ve l'ho fatta vedere. Però oddio, lo sapete cosa sa? Di un bagno schiuma? Non so, chi l'ha mai acquistato il bagnoschiuma dell'Acquolina a cioccolato bianco o cioccolato? Mamma mia, uguale, a cioccolato. Innamorata. È proprio buona la consistenza. Stavo un bel dessert, che poi manco a fare la pausa, abbiamo finito giusto alle 7:30, che abbiamo finito alle 24 ore, quindi adoro, proprio perfetto. Dovete acquistarlo, ragazzi, andate su All Supplement e fatevi scorta di questi qua. Codice sconto Giulia 010, ma fate scorta. Somiglia pure un po' alla Miu Miu. Ultimo cucchiaio. Questo qui lo devo rimanere a mia sorella perché lo deve provare. Buono. Sono in paradiso.
Quindi con l'ultimo cucchiaino di proprio marrone pieno, io spero che questa challenge delle 24 ore vi sia piaciuta. Vi ricordo che sul canale ci sono tantissimi video per quanto riguarda questo periodo di Natale, ne sono usciti già un bel po' dal 1 dicembre, c'è anche il calendario dell'avvento delle 24 ore. Quindi se questo video vi sia piaciuto, mi raccomando, lasciatemi un pollice in su, così da farmi sapere che questa tipologia vi piace. E chissà, forse anche un altro colore faremo. Boh, il coccodrillo come fa? Ci stava? E niente, quindi spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!